Ciao ragazzoni, qui il vostro Zannone Nazionale. Siamo ritornati con un nuovo video, un nuovo Q&A. Ve l'avevo detto, volevo iniziarli a fare ogni 3-4 mesi. Più o meno ci stiamo riuscendo, perché ne abbiamo fatto uno tipo estate scorsa, uno a inizio anno, uno adesso che stiamo a metà aprile, che secondo me già è passato il giusto. Comunque in mezzo sono successe determinate cose, sono cambiate determinate cose, magari domande a cui non ho risposto, eccetera eccetera. Quindi sono felice di farne un altro. Mettetemi un bel mi piace, proviamo ad arrivare a 10.000 like, dai, proviamoci, dai ragazzi, che YouTube ultimamente, mamma mia, che tragedia che è diventato. Non so se ci avete fatto caso, se provate tipo a scorrere sotto mentre state vedendo questo video e scorrete nei video correlati, cioè non ci stanno manco i video miei, ci stanno video di boh, beh, che cazzo, di quello che vi dice l'algoritmo. Ormai è diventato TikTok sto cazzo di social. 10.000 like, ragazzi, mi farebbe molto piacere. Avete fatto una marea di domande. Io, come sempre, ovviamente da persona organizzata quale sono, non ne ho selezionata neanche una, perché secondo me è molto più realistico andare qui, vedere le domande mentre sto registrando, selezionare quella domanda lì, perché in quel momento io voglio rispondere e risponde, perché se no, così almeno non mi preparo manco le risposte, capito? Ci stanno delle domande calde a cui io devo rispondere subito per levarmi dalla minchia determinate cose. La carriera e House Flipper. Ragazzi, la carriera mi ha rotto i coglioni. L'ho già detto pure nelle storie di Instagram, l'ho detto in live, lo dico ripetutamente perché mi viene chiesto ripetutamente, quindi spero che l'ennesima risposta sia l'ultima che darò. Mi sono rotto il cazzo di fare la carriera, vi dico la mia onesta opinione, non mi stavo più a divertire. Il gioco non mi diverte più, praticamente, se non quel poco per cui lo faccio, no? Quello che vedete sono cose che comunque ancora ho un briciolo di voglia di fa, quindi magari prova la squadra, fa la UL, prova il giocatore, capito? Quelle robe così, vede l'evento, quella è una roba che magari ancora mi suscita un interesse tale da dire ok, ci porto il contenuto. La carriera mi ha rotto il cazzo, ragazzi, e vi chiedo scusa se non la continuerò al momento. Magari arriverà un giorno, magari dopo i TOS, durante l'estate, che dico vabbè dai, la riprendiamo, la finisco tutta così de botto. Però per ora, raga, c'è veramente una mattonata sui coglioni, vi giuro, è una mattonata sui coglioni. Quindi per ora non la continuerò, ragazzi. House Flipper, perché anche questa è una delle cose che mi viene più richiesta, perché io ormai sono, sapete, sono architetto, cioè... House Flipper 2, bellissimo gioco, ma purtroppo non c'è praticamente nulla al momento nel gioco. Quello che sto aspettando è che su Steam vengano messi i contenuti creati dalla community. Che significa? Significa che io, House Flipper 1 a me è durato tanto perché scaricavo tante robe che erano cose fatte dalla community e io le mettevo dentro al gioco e c'era una cifra di roba, c'erano un sacco di mobili, un sacco di accessori, un sacco di decorazioni fighe, cosa che nel gioco base non c'è. E essendo io una persona molto monotona nella creazione delle case e delle robe, cioè io una volta che ho usato per 3 case che ho fatto, che sono uscite, le trovate su Zano Rewind, quei mobili è come se andassi a ripetere la stessa casa soltanto in posizioni diverse, cioè capito, in grandezze diverse, e quello mi rompe le palle. Quindi sto aspettando fondamentalmente che esca questa roba qui per poi riportarvelo sia in live ovviamente che su YouTube, e niente. Questo. Prima domanda, parentesi, che comunque può esservi utile. Speriamo che non devo più rispondere a queste domande. Ma non perché è, ma perché ho risposto già almeno penso una 50ina di volte. Speriamo che stavolta sia l'ultima volta che io debba rispondere a queste domande qui. E dai. Poi, restando in tema contenuto, dato che avete visto che nell'ultimo periodo ovviamente mi sono riavvicinato alle carte Pokémon, al collezionismo delle carte Pokémon, mi avete chiesto in tantissimi cosa ti ha spinto a farlo, da dove è rinata la passione, se c'entrasse per dirti il calo di FC, se... boh, non lo so, tutte queste domande. Mi hai fatto un miscuglio, quindi io alla fine, piuttosto che rispondere a una sola domanda, faccio un miscuglio di tutte le domande che mi avete fatto e rispondo partendo dal principio. Il principio qual è? Io sono sempre stato appassionato di carte Pokémon, meno di come lo sono ora, questo è poco ma sicuro. Ci sono anche dei miei vecchissimi pack opening che avevo fatto addirittura con Giammo nel 2019, 2020, 2021, e 21 è stato l'ultimo anno in cui effettivamente io avevo spacchettato, no? Mi ero fermato più o meno a metà spada e scudo a livello di espansioni, no? Tipo a stili di lotta, per chissà comunque di cosa sto parlando. E questa passione mi è rinata perché?
Perché il Fazzone aveva cominciato a collezionare, era uscito 151, che per, ovviamente è il set penso più bello attualmente uscito, che non è neanche un'espansione proprio, no? Come cazzo si chiama? Tipo Zenith Regale, vabbè, avete capito il termine, non lo so, non mi sono scordato. E dico, cazzo, però che fighe ste carte, perché poi comunque erano tutte prima gen, no? Quindi ho detto, minchia, roba mia, io sono un amante dei Pokémon, lo sapete, cioè, fondamentalmente, sto canale Zano Mind, buonanima, ZanoXVE, è nato con Call of Duty, continuato con FIFA e Pokémon, perché io qui ho le mie prime stream, cioè erano su Pokémon, erano run sui giochi Pokémon, cosa che, rispondo a un'altra domanda, tra parentesi, riporterò in stream, perché finalmente per me è arrivata l'ora di giocare Bianco e Nero, che è l'unico Pokémon a cui io non ho mai giocato, perché io in quel periodo giocavo a Call of Duty e ero completamente focussato sulla mia carriera da giocatore di COD. Bianco e Nero e Bianco e Nero 2 non li ho mai giocati e per molti sono i migliori giochi a livello di trama Pokémon, quindi quello sicuramente lo farò in stream, verrà caricato su YouTube, quindi state tranquilli, ritorneranno i giochi Pokémon. Poi magari, se avrò voglia, mi rigiocherò anche un'altra roba che comunque magari avete già visto, magari sotto un'altra veste, no? Magari tipo una roba magari più dedicata verso gli shiny, comunque in base a come mi gira. Insomma, ritornando all'argomento delle carte Pokémon, mi è ritornata la passione, ho ricominciato a collezionare. E regà, cioè, mi hanno preso proprio tanto. Mi hanno preso tantissimo, mi sono riappassionato al 200%, mai come ora, a tutto il mondo delle carte Pokémon. Sono proprio dritto, regà, cioè, proprio dritto. E mi sta piacendo tantissimo a me, personalmente, sia come contenuto da portare, che anche la vostra risposta, perché onestamente da quello che vedo sia su YouTube che su Twitch è un contenuto che per i tempi che stiamo vivendo ora, dove comunque il collezionismo di carte Pokémon, se si può dire, è un argomento abbastanza di nicchia, cioè non è una roba virale, capito che ti voglio dire? Cioè una roba che magari tutti hanno fatto per un piccolo periodo della loro vita, no? Non è una roba virale, e il contenuto che sto facendo, oltre a darmi molte soddisfazioni perché mi diverte tantissimo, oltre al fatto che trovo delle carte che adoro e che sto facendo una collezione che, sì, ve la farò vedere, ragazzi, ve la farò vedere tutta, è un'altra domanda a cui rispondo ora, mi sto a gasà, spero vi piaccia, spero che resterà un contenuto fisso per me. Perché io negli anni ho portato sempre, per dirvi, FIFA, variando su altri giochini che però non sono mai stati contenuto fisso, cioè, no, capito? Una volta che finisci, che ne so, Gas Station, Thief Simulator, Hitman, Spider-Man, che comunque io ho fatto tanta roba oltre a FIFA negli anni, però non ho mai avuto un contenuto di backup fisso, no? Come può essere ad esempio le carte Pokémon, perché se vuoi spacchettare qualsiasi cosa è sempre bello da vedere, a mio avviso, no? E le collezioni paradossalmente possono essere infinite, quindi potrei collezionare qualsiasi cosa, dall'italiano al giapponese, all'inglese, quello che mi pare. Quindi spero vivamente che duri per tanto tanto tempo, cosa che se te lo dico oggi le dico, bro, dura all'infinito. E spero che vi piaccia anche a voi, e la risposta che mi date poi anche tramite i video, tramite le stream, è sicuramente positiva, e il che io vi ringrazio e spero che continui a piacervi. Chiedo scusa a tutte le persone che ogni giorno invece mi insultano per dirmi, za, mortacci tu, mi hai fatto ripiare la passione per le carte Pokémon e sto spendendo infinità dei soldi. Purtroppo è un hobby molto costoso, però quanto è bello. È ritornata sta cosa casualmente, poi grazie al Fazzone, grazie al Masseo, che poi ovviamente, essendo noi amici, se influenziamo tra di noi, no? Domanda su un altro argomento caldo. L'evasione fiscale. Ragazzi, incredibile, incredibile. Indagati noti youtubers per un'evasione fiscale pari a 4.500.000 euro. Tra i primi della lista Mike Sciosa, ZanoXVE, Power TV e Omiatol. Oh mio Dio! È vero o no? Questa è la domanda che tutti mi avete fatto. E la risposta lo sapete qual è? La risposta mia penso che chiarirà tutti i dubbi. Sono pronto con una bellissima denuncia per diffamazione. Facile. L'unica cosa che posso dirvi che fa ridere, perché fa molto ridere, è che io ho già ricevuto dei controlli. Un anno e mezzo fa. Pensate, stavo nel colmo della depressione poi, perché era proprio era proprio quel periodo lì, raga. Cioè, tu pensa che stai in quel periodo lì, toc toc, Agenzia delle Entrate. Ah, bene, dai, niente,
tutto a posto. Che poi il periodo, tra l'altro, è lo stesso periodo che hanno detto loro nel servizio al telegiornale. Già mi hanno controllato, non mi hanno detto più niente, significa che sto a posto. Anche perché, ragazzi, io vi dico una cosa, e ve la dico dal profondo del cuore, ed è ovviamente una battuta questa, perché magari può essere decontestualizzata, ma per le persone che fanno il mio lavoro, no, dove tutto quello che ricevono e tutti i pagamenti che ricevono vengono riportati dalla banca, tutti i pagamenti elettronici, ragazzi, non è che mi arriva lo stronzo di Twitch o di YouTube che ha la valigia a me e dice tiè, questi sono i soldi, mettiti sotto al divano. No, tutto quello che mi arriva è tutto visibile, cioè tutto lo puoi vedere. Loro che hanno gli accessi a tutto lo vedono. Se scoprite il metodo come evade, regà, fatemi un fischio, magari capiamo. Cioè, voglio farvi capire un attimo che cos'è l'evasione fiscale, perché molte persone non credo l'abbiano proprio capita. Cioè, la gente dice, ma paghi le tasse. Ok, l'evasione fiscale ovviamente è anche il pagamento delle tasse, ma tu puoi evadere fiscalmente anche pagando le tasse. Il che cosa significa? Significa che se io ho guadagnato 500.000 euro, però dico che ne ho guadagnati soltanto 300.000, gli altri 200.000 non esistono, ok? E io pago le tasse su 300.000 e non su 500.000, che è quello che dovrei fare e quello che faccio regolarmente da quando ho iniziato la mia carriera sul web. Anche lì, cioè, quella è il non dichiarare i 200.000 euro in più, capito che ti voglio dire? Cosa che per chi fa il mio lavoro è impossibile, perché come cazzo nascondi dei soldi, delle, come si chiamano, delle transazioni monetarie che ti arrivano elettroniche tramite la banca? Però non puoi. Poi c'era quello nel servizio che faceva tramite PayPal moltissimi danari che immettono in conti esteri, PayPal, criptovalute e conti esteri. Stai parlando con una persona che PayPal non accetta più le donazioni perché, indovinate un po', non esiste un modo per tassarle. Io dovrei far fattura a ogni singola persona che mi dona un euro su PayPal. Non so se sapete che vuol dire. Significa che ogni persona, se tu tipo su PayPal dici oh zate, voglio bene, ti te dono un euro, come succede con i bits di Twitch ad esempio. Per i bits di Twitch alla fine ti vengono dati nello stipendio totale di Twitch, quindi tu da lì paghi le tasse sul totale, che comprende anche i 100 bits, che sono come le donazioni PayPal, per farvi un'idea, ok? Però ti arrivano tutte insieme in un pagamento, che è quello di Twitch, che ovviamente fai fattura, metti fattura e GG. Però per dirvi, PayPal, io dovrei far fattura a ogni singola persona che mi dà un euro. Conti esteri, bro, è roba pubblica, non esistono conti esteri. Criptovalute, al massimo ti do le carte Pokémon. Al massimo ti do le carte Pokémon, due scarpe, due Funko Pop. Pagate con i miei soldi, tassati, Attenzione. Quindi niente, ragazzi, ogni volta, a mio avviso, cercano i momenti giusti per affossare quello che è il nostro lavoro. Io denuncerò per diffamazione, perché nonostante, ovviamente, oltre a non essere vera, il fatto che il mio nome venga associato a quello di un evasore fiscale, quindi di conseguenza molte altre compagnie, no, per collaborare, magari per dissociarsi da questa cosa, neanche mi chiedono collaborazioni o robe del genere, a me onestamente ero del culo, considerando che già mi hanno controllato, ragazzi, già mi hanno controllato per quel periodo e sto a posto, se no mi avrebbero rotti i coglioni. Mi hanno già controllato, ma che volete, oh? Ma a me sta a piar per culo. L'unica cosa buona è che mi hanno lasciato, cioè, fortunatamente questa cosa c'ho il titolo clickbait, capito? Questa è una bellissima domanda, bro. Quando finisce la voglia di lavorare, quando gli stimoli sono pochi, come si fa? Bellissima domanda, frate. Veramente una bella domanda, a cui io ci tengo a rispondere perché ho vissuto un periodo molto simile. E immagina, cioè, io ho vissuto un periodo simile in un lavoro come il mio, che è un lavoro privilegiato. Deve essere ancora più difficile fare questo argomento magari per voi che magari lavorate e fate qualcosa che non vi piace e siete costretti comunque a farlo per portarvi il pane a casa. Però quello che posso dirti è una risposta molto personale ed è quello che ho cercato di fare io. Ho attivato un po' quella che è la mia curiosità, no? Quindi dici, ok, sono apatico, sono completamente apatico. Quello che faccio in questo periodo non mi soddisfa, non mi dà più le stesse soddisfazioni di una volta. Cosa devo fare? Devo curiosare. Quello che mi ha aiutato a me è curiosare, guardare un po' oltre, cercare di vedere se qualcosa così, capito, un po' smangiucchiare un po' da tutte le parti per capire se da lì
riuscivo a prendere anche un minimo di soddisfazione, no? E di voglia di continuare a fare quella cosa lì o smettere perché non fa per me. È un processo abbastanza lungo, bello mio, un processo abbastanza lungo. Questo è come l'ho affrontato io. Se hai la possibilità di affrontarlo come me, è quello che ti consiglio. Spero possa esserti d'aiuto e spero che possa essere d'aiuto anche a tutte le persone che magari vivono momenti un po' più, come posso dire, momenti di stallo nella vita. Perché i momenti di stallo sono quelli che poi creano apatia fondamentalmente, no? Spero che le mie parole molte volte magari sono d'aiuto per molti di voi. Spero che anche questo sia il caso. Spero che io abbia un po', come posso dire, stuzzicato l'idea di affacciarsi a qualcosa che magari tu di prima snobbavi o che mentalmente dici no, però ma che cazzo me ne frega. Provaci, provaci lo stesso. Magari te dà una schicchera, capito? Secondo me può essere una roba. Che bella domanda che mi fa sto ragazzo. Qual è la cosa che ti manca, ma del quale sei consapevole che non rivivrai più? Bellissima domanda, ragazzi. Vi invito a rispondere pure voi, se ci avete voglia, o magari nei commenti, oppure rispondervi anche mentalmente, quello che cazzo vi pare. Però è una domanda fantastica, a mio avviso. A me lo sai che cosa mi manca? Mi manca tutto il periodo della mia vita. Praticamente giocavo alla Play, no? Ok, come sempre, come faccio anche ora. E avevo cominciato magari a guadagnare i primi soldini, ma non avevo un minimo di responsabilità. Cioè, quella è una roba che mi manca come poche cose, ti dico la verità. Cioè, perché penso magari proprio anche magari alle prime stream che ho fatto. Cioè, era uno stream dove, regà, se stava tutti insieme una caciara, un bordello, 2000 cazzate, non ci avevamo pensieri oltre al divertirsi, a di puttanate. So che è una roba immatura, però cioè frate, era proprio bello quel periodo, era bellissimo. Se ci ripenso lo vivo con nostalgia. Non perché sia brutto avere delle responsabilità, ma perché diventa un po', cioè è un po' una rottura de palle, diventa grandi. Io credo che poi tu fondamentalmente cominci a diventare grande o comunque ad essere un adulto dal momento in cui, cioè, la tua vita non è l'unica cosa di cui ti devi occupare, ok? In quel momento, secondo me, devi cominciare un attimo a capire. E io mi rendo conto di averlo fatto, a mio avviso, presto. Magari tra di voi ci stanno ragazzi che l'hanno fatto ancora prima di me, probabile. Però io sono diventato indipendente già a 23 anni, a 24 sono uscito di casa. E non è una cosa da tutti. Non è una cosa da tutti, anzi, cioè secondo me ho velocizzato pure, capito? A pensarci adesso, magari è una cosa che mi farà bene, però madonna quanti cazzi che mi sono dovuto, cioè capito, che mi sono dovuto portare appresso da subito, minchia. Magari me la sarei potuta godere un po' di più, quel periodo là. Bellissima domanda, quanto influenza la relazione di coppia nel tuo lavoro? Una domanda molto bella, però non è una domanda che dovresti fare a me. Ti spiego perché. Ovviamente la fai a me perché il Q&A è il mio, dici a chi cazzo la devo fare. Però è una domanda a cui secondo me avrebbe una risposta più precisa Rebecca, no? Perché questa è molto difficile stare con uno streamer, ragazzi, È molto difficile stare con una persona, secondo me, che non stacca mai dal proprio lavoro. Anzi, adesso stacco, cioè, ho cominciato da quando sono stato male a prendermi anche più tempo per me. Una cosa, a mio avviso, super positiva per la mia vita. Ci rimetto qualche soldo. Ci rimetto un po' di gente che mi segue, perché lo sapete com'è Twitch, purtroppo. Twitch è un sito che se sparisci, se te fai vedere poco, la gente comincia a seguirti sempre di meno. Quindi magari ci ho rimesso anche lì. Però è una roba che mentalmente a me mi ha fatto star bene, no? E mi fa stare bene. Prendere i giorni per me stesso e per godermi un po' pure quello che ho coltivato in tutti questi anni. Penso che sia giusto. Però è complicato. Io da streamer non la vedo tanto complicata, perché come posso dirti, cioè io ho la testa molto occupata comunque, no? Quasi sempre, perché non stacchi mai. Cioè questo è un lavoro veramente dove non stacchi mai, ragazzi, ve lo posso assicurare. Però immagino che dall'altra parte una persona che comunque vita di coppia, che vorrebbe stare magari più tempo con te, magari ogni tanto ha, a mio avviso, delle mancanze, ecco, sotto quell'aspetto lì. Poi io sono una persona che non esce molto di casa, lo sapete, al di là dei problemi che ho. Mi è rimasta un po' la, diciamo, un po', come posso dirti, mancanza di autostima. Come cazzo si dice, paura di tante persone, no? Capito? Agorafobia, forse. Mi sa che quello è il termine, non lo so. Però, diciamo che... Che cazzo è?
Però da quando sono stato male, diciamo, già io prima non ero una persona che faceva tanto, o usciva tanto. Ma quando sono stato male ancora peggio, quindi magari quello è un malus, però non è una roba che faccio con cattiveria, chiaramente, ragazzi. Cioè, se non me la sento di fare determinate cose al momento, ci avrò sempre tempo per farle. Però sì, è una domanda carina da fare Becca. Sarei curioso di sapere la sua risposta. Mo me va a chiamarla perché se sta a fai cazzi sua, se no te ci facevo pure rispondere. I tuoi genitori sono sempre stati felici della tua scelta di diventare un content creator? Questa è una bella domanda, secondo me anche molto attuale. Ti dico perché comunque quando i miei genitori non è che dici sì, sono felice che mio figlio vuole fare content creator. Cioè, quando io ho cominciato a fare video su YouTube, manco esisteva la figura del content creator, manco esisteva l'influencer, non esistevano i soldi guadagnati tramite la piattaforma, le varie piattaforme, erano comunque bruscolini, no? Quindi all'inizio i miei genitori ovviamente mi dicevano, cioè, almeno prenditi un diploma. Poi il fatto che io come persona non mi è mai piaciuto andare a studiare, cioè non mi è mai piaciuto studiare, non mi è mai piaciuto andare a scuola. Sono una persona che ci ha avuto un po' la testa tra le nuvole, diciamo, nel periodo adolescenziale, no? Quindi comunque alla fine me la sono ritrovata in mano sta cosa del sto lavoro qui. E evidentemente ero anche bravo a farlo, perché cazzo, sono già 7 anni. In realtà, ragazzi, sono 8. GG! Sono 8 da quando ho iniziato YouTube, proprio questo canale qui, ma in realtà lo faccio da 14 anni. Mortacci. Ovviamente non ho guadagnato una lira, cioè se partiamo dal 2010 i primi soldi ho visti nel 2018-17, eh. Cioè questo te fa capire comunque. I miei genitori non è che erano felicissimi, hanno detto prendi il diploma, almeno comunque, cioè, se c'è qualcosa vai a lavorare, ovviamente, poi continua nel tuo sogno. E i miei genitori mi hanno sempre lasciato una grande libertà sotto questo punto di vista, ha detto è andata pure bene. Magari il lavoro dell'influencer o dello youtuber o il content creator, come cazzo volemo chiamare, viene visto un po' come, cazzo ne so, io voglio fare questo da grande, no? Perché ovviamente è un po' come il calciatore di quando ero, io volevo far calciatore, no? Magari secondo me adesso ci stanno delle generazioni piccolini che dicono io voglio fare questo, voglio fare l'influencer. Secondo me ci stanno, no? Però non è una roba facile, cioè non è una roba che dici, oh, boh, c'ho talento. Cioè ci vuole un botto de bucio de culo, ragazzi. Però per ritornare al succo della tua domanda, è che i miei genitori mi hanno sempre supportato al di là di qualsiasi cosa. Io potevo fare quello che è, loro so che mi avrebbero supportato in quella roba lì, quindi sono stato fortunato. Hai programmi su un potenziale figlio in futuro? Assolutamente sì, a breve ragazzi, arriverà, non a breve perché ci vuole un po'. Un fratellino di Atena, ragazzi, sì, abbiamo intenzione di prendere un secondo cane, non subito, però è un'idea concreta, ancora non sappiamo quando, ci stiamo ancora anche noi ambientando a casa nuova, che a breve vi farò vedere, è un anno che ve lo dico, però è quasi finita, ve lo giuro, è quasi finita, datemi il tempo, non va voglio far vedere brutta, ma voglio far vedere fatta bene, come la voglio io, non va voglio far vedere così affrettata, mero del culo. Però sì, ci abbiamo l'idea del fratellino per Atena, anzi, ovviamente, sorellina e i cagnoline solo femmine, circondato dalle donne io. Da overthinker ti chiedo, pensare troppo è solo un male o anche un bene? Per me ha rappresentato più un male nella mia vita essere un overthinker. Io sono un grandissimo overthinker e per me è sempre stato solo un male. Spesso e volentieri, pensando troppo, ti immagini cose che in realtà non succederanno mai, ma che non fanno altro che portarti ansia. Quindi per me come esperienza personale è stato sempre un male. Poi per quanto riguarda magari, che ne so, dici, oh, i rapporti con le persone, capito? Magari dici, penso tanto a determinate dinamiche, magari lì te può pure aiutare, no? Perché magari inquadri prima la persona che hai davanti, no? Per dirti. Però tipo nelle situazioni tipo dove dicevo devo andare qua a fare una roba, cioè magari ti metto a pensare giro intorno e mi immagino 27.000 scenari possibili, cioè lì dici ok, vabbè bro, sto arrivando e vai, cioè capito? È proprio differente. Per me sarebbe mille volte meglio non pensare così tanto, ogni tanto spegni il cervello, vai, quello che è. Soltanto che non è possibile, perché io non sono così, quindi che cosa devo fare? Devo imparare a convivere con questo mio essere, a trattarlo però come tale, che il pensiero di una roba resti solo un pensiero e non la realtà, perché molte volte il problema nasce dal pensiero,
ma il fatto che noi poi ci avviciniamo a quel pensiero considerandolo quasi reale è quello che ci fa veramente male. Quindi bisogna cominciare a trattare i pensieri come pensieri e metterli da parte. Noi siamo fatti così, pensiamo tanto, vabbè, ok, vanno dentro sto cassetto i pensieri, buttili qua. E poi il resto, quello che poi succede realmente, che la maggior parte delle volte è completamente diverso dallo scenario che t'eri, che avevi buttato nel cassetto, è in realtà una roba magari piacevole, magari normale, neutra, e niente. Beccate questa lezione di psicologia, dai, a gratis, GG! Come vedete, se in fondo c'è qualche domanda, madonna, ogni volta me ne fate 8.000. Bro, giochi dell'anno, aspettative sulle prossime uscite, qualcosa che te lo stuzzica, ormai non c'è più novità. Bro, non c'è un cazzo, cioè, ma parliamone, ragazzi, cioè, tipo, quest'anno non esce una sega, oh. Ma che esce quest'anno, regà? Non esce niente. Cioè, tipo, vabbè, a parte tipo Pokémon ZA che uscirà tipo nel 2025, GTA, che però è sempre avanti. Cioè, quest'anno, ragazzi, stiamo sotto un treno. Ci tengo a rispondere a questa domanda e ci tengo che sia l'ultima, anche perché il video penso che sia già abbastanza lungo, ragazzi. Come mai negli ultimi periodi sei leggermente scomparso? Io mi sono fatto un'idea di cosa intenda tipo questo ragazzo per dirmi che sono scomparso. Io lo leggo molto all'andamento, ovvero, cioè, all'andamento della cresta dell'onda, ok? Se prendiamo, per dirti, proprio, come posso dire, lo stesso Twitch, io non sto più tra i top, ok? Ma che è la chat che parla? Ma fa sta zitti sti rincoglioniti. Io non sto più tra i top di Twitch, no? Però io il mio lavoro lo faccio, sempre, non ho mai smesso, ho continuato a farlo, streamo praticamente le stesse ore che streamavo prima, soltanto che non si parla più di me come una volta. Carico i video su YouTube, sto su Instagram sempre attivo, sto sempre presente, io non sono mai sparito, non sono mai scomparso, sono gli altri che hanno perso interesse magari su di te. Il che non è un male, eh. Cioè, a me non è che dici chissà che cazzo me ne... Cioè, va bene, cioè, ci sta, va a periodi. Questo è letteralmente il nostro lavoro. Periodi, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi. Chi ha solo alti, quando avrà dei bassi, saranno molto pesanti. Ovviamente, avere alti e bassi non è un male. A me va benissimo, io sto benissimo anche fuori dai riflettori, anzi. Sono momenti in cui magari capisco anche di più determinate robe, magari la mia community, determinate persone. Mi interesso anche di più a altre cose, ok? Ma io non sono mai sparito. Se non ti piace quello che faccio, non lo guardare, che non è un problema, perché è normalissimo che sia così. Piuttosto che entri a dimmi tipo, ah, coglione, metti questo. Semplicemente se faccio qualcosa che non ti interessa, non lo guarda. Ma se tu mi vuoi guardare, sei sempre dove trovarmi. Sei dove trovarmi qui, su YouTube, Zano Rewind, Twitch, Instagram. Sto ovunque, ragazzi, tranne su quella merda di TikTok.